43, salto un pochino in avanti perché è inutile andare in particolare, no? Salto nel 43, novembre del 43, in uno di questi viaggi all'inizio di novembre del 43, Camelia vede uno sguardo, vede un ragazzo che la fissa. Lei lo comincia a fissare e, come succede molto spesso, i due sguardi divennero una cosa sola. Cioè, nessuno si riusciva più a staccare dall'altro. Nacque una passione adolescenziale, una passione forte, e quando sei adolescente, soprattutto i primi amori sembrano indissolubili, una passione veramente forte. Talmente forte che sapete cosa successe? Successe che circa 30 anni fa venne da me un signore anziano, un signore distinto, ma anziano, intimidito, che mi disse: guardi, signor Malattia, io ho conosciuto Camelia tanti anni fa, ci siamo innamorati, tra noi era nata una cosa estremamente intima, forte, e ci scrivevamo delle lettere. Ovviamente non esisteva smartphone, non esisteva cellulare, non esisteva computer, esistevano le lettere. Riflettete sulle lettere, ma ci pensate quanto era bella la lettera? La lettera si guardava, si sfiorava, si cercava di trovare il solco della penna, e quando si era innamorati si cercava di sentire il profumo della persona amata che ti scriveva la lettera. Una lettera mi ha permesso, ad esempio, di scoprire l'esistenza dell'intimo di questa persona dopo 80 anni, non erano 80 anni, erano 50, ma dopo 50 anni. Esisterà fra 50 anni un SMS, un WhatsApp? Non esisterà forse neanche fra 50 minuti se ce lo dimentichiamo. Invece dopo 50 anni mi trovai nella condizione di leggere queste lettere, di studiare la personalità, ritrarre l'ispirazione, ma soprattutto lo stimolo di fare ricerca per creare il personaggio. Ma questo discorso vi farò dopo.